Questo libro l'ho trovato per combinazione, mi hanno invitato ad una festa a Sardegna e questo ragazzo aveva questo libro a casa e me l'ha proprio prestato. Il libro scritto da Dante Casti, che diresse gli scavi archeologici nell'area di Sant'Anastasia a Sardara, venne pubblicato negli anni Ottanta. Al suo interno si trovano fotografati o disegnati reperti trovati in varie epoche nel santuario e in altre zone del paese, a partire dal Taramelli, fine 800, sino alle campagne di scavo più recenti, che secondo diversi testimoni consentirono di trovare bronzi, monili in pasta di vetro e altri materiali, ceramiche e scheletri di persone alte anche 6 metri. Certo che mi è capitato, se quello lì, quello da 2,80 circa vicino alla passerella, l'ho tirato fuori quasi tutto io. Il signor Giuseppe Pulici lavorò agli scavi nel cantiere di Sant'Anastasia dal 79 all'81 e riconosce alcuni reperti pubblicati nel libro di Dante Casti. Questo è trovato a fianco alla chiesa dove siamo andati a vedere ultimamente, che c'era quello scheletro, Quella tibia quella di un tibia, metro e sì. dieci. Ma la sorpresa più grossa arriva nella parte finale del volume, dove viene pubblicata una relazione dell'Istituto di Antropologia di Padova che analizzò diverse ossa arrivate da Sardara, fra cui figurano tre femori di 106, 111 e 127 centimetri, quest'ultimo appartenuto presumibilmente ad un uomo alto oltre 6 metri. Ovviamente di questi preziosi reperti si è persa ogni traccia. Nel frattempo, Luigi Muscas, che ha pubblicato un altro libro sui giganti della Marmilla, con tante testimonianze e alcune interessanti novità, continua con il suo lavoro alla ricerca della verità. Sarà dura perché negheranno anche questo. E prima volevano la prova scientifica, adesso abbiamo le prove scientifiche. Però sarà dura perché ci diranno picche sempre.